Oggi prepariamo insieme le paste da latte. Allora, alla farina aggiungiamo lo zucchero, che potrebbe essere anche di canna, così come la farina potrebbe essere integrale, l'olio. La buccia di limone grattugiata, due uova, un iniziamo a mescolare. Sciogliamo un po' di ammoniaca con il latte caldo. E lo aggiungiamo al composto. A questo punto aggiungiamo il latte caldo quanto basta. Dobbiamo ottenere un composto morbido. Pasto ottenuto. Non è molto duro, ma non è neanche morbido. Prendiamo dei pezzi di impasto e formiamo dei filoncini. Possiamo arrotolare su se stessi oppure lasciare così. Dopo così, così, e mettiamo in teglia. Dopo Una volta riempita la teglia, prendiamo un pennello e pennelliamo le nostre paste con un po' di latte. Tutte, e ci mettiamo un po' di zucchero. E inforniamo in forno caldo. La ricetta la troverete nel link. Ed ecco le paste pronte, le paste da latte di Nonna Maria. Ciao, alla prossima ricetta.